Dunque, partirei dal tema della crisi delle banche, nel senso che secondo me il problema è, in un certo senso va ribaltato. Queste banche popolari sono andate in crisi perché l'economia italiana è andata in crisi. Dico questo, ripeto, dal mio punto di vista comunque di uno di difensore di alcuni degli esponenti aziendali, quindi è vero, ci sono stati probabilmente delle operazioni di conflitto di interesse, però non credo sinceramente che le operazioni di conflitto di interesse siano state da sole sufficienti a far crollare le banche. Le banche erano banche locali, quindi localmente legate a una determinata economia che è andata in crisi. Quindi il discorso poi sulla sottocapitalizzazione delle imprese è assolutamente vero, è una delle caratteristiche dell'economia italiana, cioè voglio dire, questa crisi è una tempesta perfetta, si sono unite una crisi economica globale, una perdita di competizione e di competitività a livello italiano e anche un cambiamento dei modelli bancari, cioè voglio dire, nelle precedenti crisi bancarie quando una banca andava in crisi veniva data in matrimonio una banca che era in bonis, venivano ceduti degli sportelli, ora gli sportelli non li vuole più nessuno, perché stiamo andando direttamente verso l'open banking. Questo non lo dico io, l'ha detto il direttore generale della Banca d'Italia, che possa essere condiviso. Sul tema dell'educazione finanziaria, come è assolutamente importante, però io non vorrei che ci facessimo delle false illusioni. Non penso che da domani le persone sappiano distinguere un'obbligazione subordinata da una non subordinata. No, non lo penso proprio, nel senso che penso quello che lo dico perché ho avuto anche il piacere di fare delle lezioni a degli studenti di giurisprudenza, della società di giurisprudenza, che hanno fatto il corso di diritto dei mercati finanziari. Ci vuole una predisposizione, secondo me, per determinate materie. Sono stato tutti. Assolutamente sì, anzi molti sono laureati e hanno continuato a fare milioni infettati con diritto di mercati finanziari, ma voglio dire, secondo me ci vuole una predisposizione, non si può pensare che tutte le persone abbiano la voglia di guardare i mercati, anche se è necessario. Secondo me, ripeto, bisogna migliorare determinati servizi di consulenza, soprattutto la consulenza terza. Si è prima chiamato risparmio gestito, assolutamente vero, è un modo semplicissimo di diversificare il rischio, però ho anche visto persone che hanno investito tutti i propri risparmi in fondi Madoff, e quando i fondi Madoff, che sono assolutamente speculativi, sono andati gambe all'aria, anche lì c'è stata una diversificazione apparente del rischio, ma in realtà un'accumulazione del rischio, con peraltro, anche in questo caso, non è che venga meno il conflitto di interesse, è stato detto benissimo, le banche lavorano su base di collocamento, le banche ci guadagnano quando collocano un fondo, non hanno una fee di sottoscrizione, quindi anche quello è un conflitto di interesse, non è che va eliminato, va gestito. Ultima cosa, il tema della responsabilità che è stato evocato. Quello che dicevo io prima è che in questo caso non è che le responsabilità non debbano essere, non debbano emergere, non debbano essere colpite. Anzi, vi dico, come difensore, appunto, sono coinvolto nelle difese di alcuni esponenti aziendali, quindi se queste azioni verranno accolte, ovviamente ci sarà un risarcimento, ma stiamo parlando di azioni plurimilionarie nei confronti di soggetti che comunque non hanno un patrimonio così capiente. Cioè, per fare un esempio, un'azione, ho visto un atto insomma, in cui il danno richiesto era 400 milioni nei confronti di 40 persone, alcuni anche imprenditori, d'accordo. Lo stesso autore ha ridotto a 100 milioni perché sapeva che non c'erano soldi capienti. So che un commissario liquidatore in un altro caso ha detto: abbiamo chiesto più di 50 milioni, facciamo delle indagini patrimoniali e riduciamo perché è inutile pagare delle spese legali per un valore di causa, per una causa probabilmente
non troverà soddisfazione, cioè, anche se venisse accolto. Quello che dicevo prima, in un punto focale, insomma, è che in questo caso la crisi è una crisi un po' particolare, perché nel caso dei casi di bond, Cilio, e do perfettamente ragione al collega, abbiamo fatto passi in avanti mostruosi, dico mostruosi proprio dal 2001 ad oggi, è sorta una giurisprudenza a livello sia di Cassazione che a livello locale, un'expertise anche da parte di noi avvocati, alcuni di noi avvocati, che era praticamente sconosciuta prima delle grandi crisi del 2000. Però in questo caso il mio dubbio è se, voglio dire, se devo difendere un sottoscrittore delle obbligazioni Parmalat, è chiaro che con Parmalat non avrò grandi soddisfazioni, posso prendermela però con l'intermediario. In questo caso però c'è una coincidenza di questi soggetti, cioè l'emittente, la banca dell'obbligazione subordinata è anche quella che l'ha collocata. Ora il grande tema è, non sono così sicuro che appunto sulla base della banking resolution, il cosiddetto bail-in, che si possa radicare un'azione nei confronti della banca monte. Perché c'è un passaggio in cui sostanzialmente si dice, l'avevo anche insegnato, che praticamente i creditori della vecchia banca non possono chiedere nulla alla banca ponte, alla nuova banca. Ora, dietro questo creditore io non so se si intenda semplicemente di creditori o anche di crediti contestati derivanti dalla violazione delle norme sui servizi di intermediazione finanziaria. Norme che secondo me non vanno cambiate, e in questo do perfettamente ragione al dottor Cazzolari. Ogni volta che si cambia una norma si impone un costo al sistema di adeguamento a quella norma, incertezza giuridica. Ora queste norme funzionano, le stiamo applicando, non seguiamo il solito moto di core, allora bisogna fare la solita riforma, che ormai è una parola iperabusata. Vediamo prima se le norme sono state applicate e come sono state applicate, e poi eventualmente modifichiamole, sapendo che comunque questo è un costo per il sistema, un costo, lo dico anche con un conflitto di interessi personale, perché ovviamente ogni volta che viene cambiata una norma, poi le aziende chiedono un parere su come va applicata agli avvocati, quindi come dire, apprezzate il fatto che non sto dicendo qualcosa contro di me.